Now when I have to deal with the sword here, right? As I put it down, as I put it down, I also lower myself, because then I have more reach here. If I remain upright, I don't have the same reach as if I lower myself. Okay? This is just something to keep in mind. I get more reach if I lower my shoulder to the height of the target. Un'altra cosa, un'altra correzione, dovete ricordarvi che ho un lungo maggiore se abbasso la spada all'altezza del bersaglio che voglio colpire. Quindi quando spingo in basso è importante che anch'io mi abbasso in modo tale da avere un migliore allungo verso il bersaglio. Also when you deal with the opposing blade, make sure that you don't make contact too close to his hand, because then leverage works against you. Un'altra questione è quando prendete il contatto con la spada per spingerla via, fate attenzione a non prendere contatto troppo vicino a te, perché a quel punto non funziona il principio di leva. So the middle is quite good. The closer I am to this hand, the harder it is. Don't go here, because that's too long a way to get here. Also, he can slip out. Just leave it. Oh. Okay, so the middle is good. Vedete che il punto corretto è al centro. Se lo facciamo sulla punta, è possibile che la nostra spada vada più in basso di quella dell'avversario, e rendendo impossibile la tecnica successiva. Se lo facciamo troppo vicino al destro, non funziona invece di. So you can still focus on these elements while you are training the third technique, that's the counter-counter. Concentratevi su questi elementi mentre provate la tecnica.